Nel frattempo sono Ok. arrivato Il nostro il ospite, sindaco del comune scommetto. interessato. Eccolo qua. Allora, sì, diamo il benvenuto al sindaco di Trequanda, Roberto Machetti, che è praticamente il primo a scendere in campo per dire no al sito di scorie nucleari. Allora, buonasera sindaco, benvenuto, grazie di essere con noi presente in questa live dove cerchiamo di chiarire quello che sta succedendo in questo periodo, non solo tra Pienza e Trequanda, ma cerchiamo anche di leggere con particolarità e attenzione la classifica della Sogin, cosa che state facendo anche voi sindaci della task force messa in piedi proprio per dire no a questo sito. Sì, innanzitutto buonasera Valentina, buonasera Alessia, a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Sì, è come avete detto voi, siamo partiti subito all'arrembaggio per cercare di risolvere questo problema che potrebbe essere un problemone senza preoccuparsi più di tanto, visto che c'è una classifica e grazie al cielo in questa speciale classifica non siamo sicuramente i primi e neanche i secondi. Avrete sicuramente detto, vi chiedo scusa, non riuscivo a collegarmi prima per altri impegni, che ci sono varie fasce, che noi siamo nella seconda fascia, quindi siamo nella fascia verde chiaro e non nella fascia verde smeraldo, dove hanno più peculiarità quei siti per poter essere scelti, più come idonei a questa cosa. La Task Force cosa fa? La Task Force si è già riunita in diversi incontri e sta lavorando su quello che è la nostra reazione a questa brusca notizia che ci è venuta tra il capo e il collo nel giro di poche ore la mattina del ormai lontano 5 giorni. 5 gennaio. Da quel 5 gennaio appunto ci sono 60 giorni per reagire con delle osservazioni come avrete detto e noi stiamo lavorando insieme ai tecnici dei comuni che sono nella task force che ricordo essere Trequanda, Pienza e Montepulciano insieme magari a qualche altro professionista che identificheremo come necessario per la propria conoscenza e per la propria appunto professionalità in campo geologico piuttosto che alimentare ed agricolo, stiamo cercando di opporci presentando due tipi di osservazioni, perché come avete detto noi siamo stati non esclusi attraverso un primo passaggio che diciamo analizzava i 15 criteri di esclusione e per i quali noi comunque nella nostra bella scheda, che so se avrete visto, no? Ho fatto vedere nei nostri 5 punti, che sono i trasporti, i 4 punti, trasporti terrestri, insediamenti antropici, valenze agrarie, valenze naturali, riceviamo solamente un favorevole su 4 voti, gli altri 3 sono meno favorevoli, vuol dire che non è assenza del requisito, ma insomma ci sono alcune problematiche particolari. Quello favorevole, per l'appunto, è quello legato alla percorrenza totale di trasporti stradali ed è un dato oggettivo, come gli altri sulla sismicità del territorio, piuttosto che sulla distanza dal mare, piuttosto che sull'altezza, sul livello del mare. Cioè il fatto che ove nascesse il sito in questa nostra zona, il numero dei chilometri, fatto in milioni di chilometri, perché ne è calcolato nell'arco degli anni, il numero di chilometri percorsi dai siti da dove provengono le scorie che dovrebbero arrivare nel deposito, costruendo, è di 10,2 milioni di chilometri. Vuol dire che siamo più vicini perché rispetto agli altri, di poco, tra l'altro, che essendo nel centro del nostro stato, ovviamente facendo confluire tutte verso il centro, è un luogo dal punto di vista di distanza, attenzione di distanza e non viario, tutt'altro, e su quello ci opporremo. Uno dei siti che da tutti i luoghi sarebbero più facilmente raggiungibili come numero di chilometri. Ovviamente tutti conoscono le problematiche legate alla viabilità nel nostro territorio, abbiamo la maggior parte delle strade monocarreggiata, non c'è neanche la striscia nel mezzo, come si dice, perché ovviamente sono piccole strade di vecchi centri rurali che univano vecchi centri abitati che adesso sono diventati anche centri turistici. E dal numero di chilometri, 10,2 milioni di chilometri per quanto spalmato negli anni e perenne siti, ci fa pensare che ci sarebbe un bel via vai in queste vie, in queste strade. E questo via vai sicuramente non sarebbe idoneo per la diciamo, difficoltà di passaggio anche tra semplici 2 macchine nella stessa strada e il passaggio continuo all'interno di centri abitati o comunque di zone dove la nostra popolazione vive diffusa, perché a differenza dell'Inghilterra e della Germania, anche della Spagna,
dove questi siti sono stati fatti a chilometri dalla città principale, come in Francia, che è 10-20 km da Parigi, ma in mezzo a un bosco, in mezzo alle foreste, dove non ci sono insediamenti antropici, dove non sta nessuno e non ci sono colture di particolare pregio. Questo sito di questo genere, probabilmente in Italia, per la conformazione geografica dell'Italia stessa e per la propria cultura, non lo troveremo facilmente come negli altri stati, perché l'Italia è un paese, il bel paese per l'appunto, tutto bello, dove la gente si è diciamo insediata in tutti i luoghi, giusto in cima, insomma, al Monte Bianco forse non c'è più nessuno, perché nelle altre parti, in tutte le regioni, in tutti i tipi di zone collinari, intermedie, montanari e insulari o rivierasche, diciamo, sul mare, tutti sono luoghi dove la gente vive e non conta se ci vive 500 persone o se ce ne vivono 2 milioni. È un modo di vivere diffuso tipico della nostra tradizione rurale che sicuramente saranno dei punti da attaccare di più. Dicevo quindi, noi ora siamo pronti con la task force ad elaborare queste osservazioni in primo luogo contro la non esclusione per particolari parametri, perché oltre alla viabilità il problema è anche quello legato alla sismicità. Comunque i movimenti tettonici del nostro territorio non sono tutt'altro che assenti, c'è stato un terremoto anche ad inizio secolo in quella zona, mi diceva un amico geologo, e faremo valere, siccome questi sono dati in atti ufficiali, questo fatto che loro, che chi ha della Sogin considerato tutti i fattori e tutte le diciamo i siti, non ha preso in considerazione per quanto ci riguarda. L'altro aspetto è quello legato all'approfondimento, e lì ci spostiamo da una cosa più fisica, geologica e viaria per l'appunto, ad un aspetto che è l'aspetto principale del nostro territorio, che è quello delle qualità alimentari, agricole che produciamo e diciamo, il pregio dei nostri terreni, tant'è che, come ci dicevamo nell'ultimo incontro del pool, della task force, come l'avete chiamata voi, si è verificato che un oliveto, un ettaro d'oliveto del Comune Trequanda, ha un valore per l'OMI che è di un terzo superiore a quello di Pienza, che è vicino, è limitrofo, quindi sembrerebbe quasi assurdo questo, ma evidentemente ci sono logiche, che sono anche di mercato, ma che sono anche naturali, che riconoscono il nostro territorio un luogo di alta produzione di pregio, in particolar modo appunto con gli oliveti e in merito alla produzione di olio. Quindi queste sono le due che abbiamo preso con i tecnici, quella più tecnico-fisica e quella più prettamente turistico-alimentare, che dovrà essere approfondita con l'aiuto, già siamo in contatto con Diretti, CIA, eccetera, eccetera, tutte le associazioni, ma anche con olivicoltori e AICO e diciamo rappresentanti del nostro territorio che conoscono molto molto bene questa particolarità. Ecco, riguardiamo, vi faccio rivedere intanto la mappa e alcune foto di quella che sarebbe insomma l'area selezionata per far sorgere questo sito. Sindaco, da quando è uscita la notizia, no? Che il territorio di Trequanda e Pienza è stato inserito nella lista della Sogin, ovviamente c'è stato e c'è clamore mediatico, no? Su questo territorio ci sono in ballo tanti progetti anche dal punto di vista turistico, dal paesaggio rurale, insomma stiamo e state lavorando a tanti progetti di promozione, turismo, valorizzazione. Questa notizia ha in qualche modo alterato questi questi progetti? Adesso il nostro territorio è sotto osservazione da un altro punto di vista, ci sono magari persone che volevano investire sul nostro territorio e si sono fermati perché è arrivata la notizia, cioè è un po' non una pubblicità positiva per il nostro territorio, no? Infatti è giusto quello che dici, di fronte a chi dice che magari abbiamo avuto una risonanza che potrebbe portare bene al nostro territorio dal punto di vista di conoscenza del nome, magari sì, ma in chi lo conosceva già, come stavi dicendo tu, e quindi non aveva bisogno di farsi spiegare come forse Ispro Sogin, cos'era quel pezzo di terreno tra Trequanda e Pienza e comunque tutti i territori limitrofi, chiaramente forse un po' di
raffreddamento lo potrà aver avuto, come diceva qualche olivicoltore in qualche altra intervista televisiva. Uno che è lontano, prendiamo il giapponese che compra notoriamente in grande quantità l'olio di Trequanda, se saprà che vicino sorge un deposito di scorie nucleari magari ci farà un pensierino, come il turista che veniva a dormire in quegli splendidi luoghi agrituristici o meno ricettivi comunque in genere, che sono le due belle località di Trequanda e di Chiezza, nei due comuni. Quindi sicuramente la prima reazione, oltre allo sgomento per il fatto che, come ho detto i primi giorni, non conoscevamo proprio questa possibilità, questa situazione, capisco il segreto di Stato, ma noi proprio non si poteva pensare dal 2003 che ci si lavorava, che si ricadesse su questa cosa. Ovviamente la prima reazione è stata quella: così ci buttate subito della nebbia sul bel sole che c'è nella nostra zona che si chiama Valdasso Valdorcia, in quel posto lì. E quindi sicuramente qualcosa potrebbe aver influito, speriamo di no, perché la gente comunque è intelligente, ci sono molti, quelli che la conoscono appunto, sì, ci sono molte persone, di questo mi fa un piacere incredibile, che mi hanno dato la propria solidarietà, che si sono mosse, hanno scritto addirittura al Senato, piuttosto che al Presidente della Repubblica, piuttosto che al Ministero, per interesse personale, non tanto come portatori di interesse, gruppo, associazione o ente locale, chiedendo ma come è stato possibile, no? Non vedere, cioè stare ad occhi chiusi quando si è detto questa zona. Questo fa piacere perché molti cittadini su questo si sono uniti, hanno fatto solidarietà e sono molto attenti su questa faccenda. Ha unito non solo il cittadino e portatore di interesse diffuso più importante che è nelle nostre due zone, ha unito addirittura parti contrapposte dal punto di vista produttivo, dal punto di vista associativo, piuttosto che dal punto di vista anche politico. Perché amministrativo? Perché stasera nel consiglio straordinario che faremo all'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese alle 9:15 sarà presentato un atto, un ordine del giorno, che è oggetto di un lavoro congiunto di tutte le forze politiche che sono all'interno del Consiglio dell'Unione dei Comuni. E questa è una cosa mai successa, almeno nella mia presidenza, e che fa capire qual è l'importanza della materia, che va oltre, no, al limite politico, amministrativo, sociale di cui normalmente si discute quando si tratta di vederla in un modo o in un altro, di come gestire il territorio, di come fare un intervento, di come associare un servizio. È giusto che si discuta, si porta le proprie idee e magari che siano anche contrapposte, quindi ci si scontri anche duramente nell'ambito ovviamente democratico, come succede normalmente nel nostro consiglio. Questa volta veramente è stato molto bello vedere che tutte le forze politiche hanno collaborato, i capigruppo si sono riuniti per dare l'ultimo tocco di dettaglio a questo documento che uscirà unanime, diciamo, e meno me lo auguro perché ancora non si è celebrato, sarà questa sera, dal nostro consiglio, e poi verrà portato in tutti i consigli comunali dei comuni, probabilmente tutta la provincia di Siena, della provincia stessa, e poi diciamo tradotto in regione, in quell'attività che dovrà essere fatta nel campo anche del contatto con le istituzioni governative, dopo che il loro atto di indirizzo di consiglio se lo sono già fatti nel consiglio ultimo che si è celebrato. Quindi è una cosa molto importante, sicuramente il dubbio e la paura che questi riscontri negativi potessero esserci, diciamo facciamoci anche un piccolo complimento, può essere anche stato dissipato dall'unità di tutta la popolazione, non solo il comune di Trequanda di Chiezza, di tutta veramente la zona, se non della provincia, di tutta la regione, che ha reagito, si è fatta sentire, e già questo vale molto come osservazione allo Stato centrale, che sicuramente ha sentito questa cosa, tant'è che grazie anche all'impegno insomma di alcuni nostri parlamentari e politici locali, abbiamo già fatto un incontro informale con il vice ministro Roberto Morassut, che ci ha spiegato ovviamente qual è la posizione, qual era la storia e qual è la responsabilità anche magari dei governi che ci hanno preceduto, nel senso siamo arrivati a questo perché si è avuto 15 anni o 18 per l'esattezza di inerzia, che alla fine insomma ha fatto reagire l'Europa e ci ha detto: signori, se non volete cadere in questa inflazione in maniera definitiva dovete darci una risposta. Quindi non è per essere chiaro che noi stiamo condannando il fatto che un sito del genere debba esserci in Italia, cioè in tutti gli stati purtroppo una normativa ci impone di averlo,
Capisco la difficoltà a trovare un sito, come dicevo prima, idoneo nel nostro bel paese, però ovviamente non è per fare il campanilista. Ci sono zone e zone, non tanto per la bellezza, per l'amore che gli dà l'uomo, che è assolutamente la stessa in tutto il metro quadro, in tutta la penisola, ma che ovviamente hanno investito secoli e secoli di lavoro, spesso contadino, molto rurale, nonché poi dopo anche dal punto di vista amministrativo e istituzionale, per far valere quello che di bello c'è in questa zona, non può essere cancellato con un atto in 60 giorni di tempo. 60 giorni di tempo che, appunto, come abbiamo chiesto al Vice Ministro e anche al Ministro Costa attraverso i nostri referenti a Roma, dovrebbero essere prorogati. Il Ministro Costa, ho letto chiaramente, non è che in Commissione Ambiente ha detto che è disponibile quando quest'atto venga approvato in Parlamento, quindi si sta lavorando anche da questo punto di vista tecnico per cercare di avere più giorni per rispondere, anche se noi siamo pronti a farlo anche nei canonici 60 giorni, che sono pochi. Perché? Perché abbiamo battuto gli occhi e da quando ce l'hanno detto il 5 di gennaio sono già passati 10 giorni, anche più, per cui voglio dire, alla fine, per arrivare a quel fatidico 60° giorno manca poco più di un mese, insomma, no? Un mese e 20 giorni, quindi c'è da lavorare, però siamo tutti al pezzo, abbiamo una task force che lavora fortemente, una buona collaborazione, e cominceremo tra poco anche con i vari, magari, sopralluoghi, in collaborazione anche con enti importanti, non so, tipo l'Università di Siena, che si è data tanto da fare su Asponte, anche, no? Nel senso, per far valere quello che c'era nelle proprie conoscenze, oltre che anche geologi piuttosto che periti agrari locali, che hanno delle informazioni importanti che potranno essere tradotte in osservazioni, e speriamo non essere portate nel seminario successivo, non so se l'avete detto anche questo, no? Che avverrà dopo aver tagliato le osservazioni da inviare entro i 60 giorni, in cui appunto si va a difendere con i denti l'ultima ratio per salvaguardarci, ma a quel punto, come indicato dalla procedura ministeriale, speriamo che l'ottimismo che essa riporta, visto che dice, come in primo luogo dice, provvederemo in prima istanza a vedere quali tra i territori che sono proposti saranno le idonee misure per scegliere quello più idoneo. Quindi si aspetteranno varie proposte tra i 67, mi auguro tantissimo che ci siano davvero, e che quindi qualcuno ci tolga dalle peste in maniera oggettiva per aver raggiunto già l'obiettivo, e altrimenti, se no, ce la giocheremo fino in fondo con tutte le nostre forze. Posso fare una domanda? Sì, infatti ti stavo chiedendo se hai una domanda da fare al sindaco. No, visto che comunque, come diceva anche il sindaco, fin da subito, fin da quando tutti abbiamo saputo a sorpresa questa notizia, c'è stata fin da subito una grande levata di scudi in difesa del territorio, e comunque una, direi, quasi unanime contrarietà a ricevere questa proposta, non solo dai comuni interessati, ma anche da tutte le aree circostanti, dalla politica, la regione toscana, le istituzioni, le associazioni di categoria. E ora, quindi, abbiamo capito che, diciamo, che nella peggiore delle ipotesi ci sono solamente 60 giorni di tempo per presentare tutta questa documentazione. La mia domanda è, visto che comunque la task force si sta muovendo, le istituzioni si stanno muovendo, tutti i, come dire, le associazioni e gli enti interessati si stanno muovendo, visto che comunque la cittadinanza, la comunità ha dimostrato grande interesse, che possibilità c'è di partecipazione? C'è un cittadino che vuole dare una mano, cosa può fare concretamente, a parte sottoscrivere delle petizioni? C'è bisogno di una mano da parte delle istituzioni per far sentire la voce del territorio, oppure state già lavorando e non c'è bisogno di fare niente in pratica? Bella domanda, e ti ringrazio, perché è una delle domande a cui più ho richiesto, ho più risposto, o comunque una delle informazioni che più di tutti ho dato agli amici che vanno dagli agricoltori, ai terracottai, ai cacciatori, a chi ha agriturismo, a qualunque tipo di, veramente, di esercente nel nostro territorio, cittadino che mi ha chiamato e che ringrazio ancora per la vicinanza. Ho detto, cerchiamo un minimo di coordinamento, no? Abbiamo fatto questa task force sfruttando anche delle professionalità dei nostri tecnici, oltre che di quelli esterni, perché tutti siamo o siamo stati in un percorso, noi tre quando ci siamo in questo momento, di piano operativo comunale, dove essere adottato entro la fine del mese, diciamo che questa cosa un po' di stop ce l'ha data. Quindi dal punto di vista dei danni, che si diceva prima,
per la nostra, come diceva Valentina, per la nostra agricoltura, i nostri prodotti, speriamo di no, ma sicuramente un po' di rallentamento negli altri lavori danno, perché sapete bene che nei comuni, soprattutto in quelli piccoli dove le forze sono più ristrette, tutti i giorni siamo a correre e a cercare di star dietro a tutte le cose, procacciarsi finanziamenti, fare quel progetto, rispettare scadenze, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente in questi giorni, diciamo, il seguire, il controllare tutte le informazioni che arrivano via mail, da tutti i canali, rimane più difficile perché siamo impegnati in altro. Però la cosa importante è che ci diamo una linea comune. Intanto va capito che portatori di interesse lo siamo un po' tutti. Se può essere, diciamo, un po', non dico fuori luogo, ma particolare l'osservazione del singolo cittadino, che comunque porta un interesse diffuso per quanto mi riguarda e non avrebbe problemi, c'è un problema tecnico. Innanzitutto vanno fatte, prima di perdere tempo, e lo dico a tutti, se non avessero letto chi ci ascolta la procedura interessata e avessero intenzione di fare un'osservazione, l'osservazione non può essere fatta in qualunque forma, quindi è inutile che io mi prodighi a mandare una PEC, una raccomandata al Ministero o a quello o a quell'altro per cercare di far fare le nostre istanze, perché c'è scritto chiaramente la procedura che se non si fa attraverso il modulo preciso, che è già, diciamo, predisposto, e se si fa attraverso gli altri canali, questo non vale, quindi sarebbe uno sfogo che rimarrebbe fermo là. Quindi già c'è un discorso tecnico da seguire che chi volesse deve assolutamente aver chiaro. Poi da questo punto di vista ci sta il fatto di non contraddirsi, no? Quando si tratta di parlare a un ente governativo bisogna essere chiari nel puntualizzare quelle che sono le problematiche, perché per esempio stare attento dal punto di vista, e magari ne ha meno interesse, dal punto di vista geologico per esempio, un intervento, un'osservazione isolata da parte di chi non è un addetto ai lavori e si volesse lanciare in queste cose, oppure magari lo è ma vede la cosa parzialmente dal proprio punto di vista, secondo le proprie conoscenze e i propri studi, che possono essere anche approfondite ma che non possono sviare dal punto principale. Noi abbiamo la certezza, come dicevo prima, di alcuni movimenti tettonici, ma anche alcuni movimenti di acque calde. Voi sapete benissimo che in quella zona, oltre Bagnacci, il triangolo Bagnacci, Bagno Vignoni, Bagni San Filippo, no? E poi c'è Rapolano e Chianciano anche vicino, e porta un grosso fiume, un grosso diciamo quantitativo di acqua calda termale, e che permette appunto di utilizzarlo dal punto di vista sia sanitario che insomma del diletto da parte dei nostri concittadini e dei turisti in quelle bellissime strutture che danno la possibilità di utilizzare di utilizzare quest'acqua normale termale. Quindi già questa cosa non dà quella certezza e stabilità alla falda come si è letto nella relazione che ha fatto Sogin. E non è vero, quindi, siccome è scritto anche in tanti atti, che tutto quello che si è studiato e rivelato dopo aver tolto il segreto di Stato corrisponde necessariamente all'estrema verità, con rispetto del lavoro di tutti. Quindi bisogna che tutti stiamo molto attenti. Dico la mia. Mi hanno chiamato, ripeto, moltissime associazioni, e così ho detto a loro: sarebbe bene, magari, perché non possiamo come task force lavorare sulle osservazioni di tutti, sarebbe bene che ognuno magari lavorasse alla propria osservazione come associazione, come portatore di interesse, ma magari un piccolo coordinamento, che potrebbe anche essere una semplice rilettura finale, se volessero, sarebbe opportuna da parte del nostro gruppo di lavoro, per vedere che di non fare appunto cose un po' particolarmente in contrasto con se stesse, oppure anche diciamo fuorvianti da un certo punto di vista tecnico, nel caso in cui si andasse a dire cose ben precise ma magari da un punto di vista diverso. Quindi quello che suggerisco io è questo: attendere non in 60 giorni magari, ma attendere un po' per far maturare un po' quelle che sono le volontà. Dopodiché, come ho detto a chi mi ha sentito, sicuramente siamo disposti anche a collaborare, a dare una mano se è possibile, ma soprattutto saremo anche noi a chiedere una mano a questi, diciamo, portatori di interesse, che magari conoscono meglio di noi quali normative, quali atti tecnici, atti geologici, atti addirittura archeologici pongono dei problemi che non sono stati considerati nella relazione di Sogin. Quindi con calma e attenzione, ma siamo tutti partecipi, a noi va bene che tutti vogliono far sentire la propria voce. Stiamo studiando per esempio, di fronte alle varie possibilità, a fare un'unica osservazione tutti i comuni della Val di Chiana e della Val d'Orcia insieme, piuttosto che farne una a livello provinciale. La cosa migliore forse è che ognuno degli enti locali pervenga a predisporre almeno un'osservazione, perché poi ci sarà magari come per Wanda che
né, anche come ente locale ne propone ancora di più, per ognuno dei temi che magari è diciamo di interesse della locale della località stessa. Cioè, per esemplificare al massimo, come se parlassimo dei prodotti agroalimentari, Trequanda si muove principalmente sull'olio, Pienza principalmente sul cacio, Montepulciano sul formaggio, l'ho detto la Petrogliana, il cacio, scusate, su Montepulciano con il vino e così via. Insomma, ecco, c'è un modo di lavorare che deve essere intelligentemente seguito e che spero tutti riusciamo a seguire, ma non ci saranno problemi, ripeto, perché le porte sono aperte a qualunque tipo di aiuto e di consiglio che volesse essere dato. Bene, allora Ale, quindi con il sindaco abbiamo chiarito, abbiamo parlato di diversi aspetti, no? Domande che via via in questi giorni stanno arrivando non solo appunto da giornalisti ma anche da cittadini o comunque chi si interessa di questo argomento. Una domanda brevissima e poi dopo ti salutiamo sindaco. Se il nostro territorio non vuole il sito, ci sono altri due comuni che Ale, sono, ricordami il nome. Non ti sto seguendo, scusa. Trino di Arcendi. Perfetto. Questi due comuni non sono rientrati nella lista della SOGIN, ma lo richiedono. Quindi, da una parte ci sono persone che comunque dicono: beh, però questo impianto potrebbe essere una bella cosa per creare posti di lavoro, per migliorare le infrastrutture. Cioè, comunque qualcuno, e ci sono anche persone nel nostro territorio, perché via via leggendo anche i commenti che arrivano, lo vediamo, qualcuno potrebbe dire sì. A questo settore del tipo, no, i rifiuti dove le mettiamo? Allora, anche questo è un tema molto dibattuto nelle vie, nelle piazze, no? Per quanto ora si possano partecipare poco visto il periodo di pandemia. C'è una richiesta da parte di qualche comune che è rimasto fuori per avere questo scorie. Questa foto e questo articolo che è uscito su Repubblica è diventato ormai un cult, no, di questo momento, perché effettivamente sembrava che la cosa potesse essere risolta facilmente. Allora, innanzitutto, parliamo di una procedura molto tecnica e anche i due personaggi, il collega Pane, che magari se riuscirà ad averlo, vado a trovare, lo ringrazio e facciamo anche il gemellaggio, se riuscisse ad avere il proprio territorio liberando Trequanda, è un aspetto particolare della procedura, cioè non si può richiedere, se non siamo in quell'elenco, di esservi immessi. Ora poi il fatto che, come dice il sindaco di Pane di Trino, abbiano una sorta di impianto nucleare, poi non partito, come sappiamo, per le vicende relative al referendum della nostra nazione, e quindi perché prima sia stato ritenuto idoneo per quel tipo di sito e adesso non per quello del deposito scorie, posso solo pensare da ignorante dal punto di vista tecnico-nucleare, che magari un conto è fare l'impianto nucleare, un conto è fare un impianto dove si trasporta continuamente scorie, eccetera, eccetera, ma altro non vado, quindi del perché non lo so. Sta di fatto che queste richieste che vengono fuori da questo elenco servono poco. Sarebbe bello che uno dei comuni all'interno, e che non è Trino Vercellese purtroppo, all'interno soprattutto dei 12 comuni, fatemelo dire che sono in prima fascia, perché il governo avrà, il ministero, comunque gli addetti che dovranno studiare tutte le schede tecniche proposte da chi vuole il sito, sarà facilitato a scegliere perché ha già dei punti favorevoli. Nel senso, ci sono molti dei siti. La butto là, il primo che vedo, l'area Alessandria 8, dove per esempio ci sono i favorevoli in tutti i quattro punti della scheda sui punti di esclusione, quindi avrebbe tutte le idoneità necessarie, ricordo ne abbiamo una su quattro, per avere questo sito, e quindi li favorirebbe senz'altro. Detto questo, il resto è poco più di un intervento giornalistico che magari è duopo, nel senso va di moda in questo momento, ma che è uno scoop magari che può servire anche a noi poveri sindaci per far conoscere il proprio territorio, quindi per far conoscere il proprio sito. Ma
mi sono interessato quando ho visto questa cosa e mi hanno detto chiaramente che non c'è proprio la possibilità tecnica per farlo. Venendo alla seconda parte della domanda, invece, che è molto molto interessante e che sposa l'interesse del mio collega Pane di Trino Vercellese, è che la ricaduta sui territori che ospiteranno questo deposito sarà una ricaduta non importante, una ricaduta, come posso dire, catastrofica, ma guardando il punto bilancistico ed economico in senso positivo, per la terra che riuscirà ad ospitarlo avendone le possibilità geologiche e anche di produzione agricola, agroalimentare, eccetera. Perché? Perché si parla di 4.000 posti di lavoro per la costruzione, che saranno magari provvisori per un certo numero di tempo, quindi potrebbero uno dire vabbè sì, però poi dopo che si fa? Ma si parla addirittura di 700 posti di lavoro fissi, perché all'interno dell'area, oltre alla parte più grande, circa 130 ettari su 170, saranno utilizzati per la costruzione del deposito di scorie radioattive, ma i 40 residui, 40-50 rimanenti, dovranno essere utilizzati per un bellissimo polo tecnologico, quindi uno studio in quel campo, in quella materia, che sicuramente porterà anche belle professionalità sul territorio, a cui serviranno maestranze, e che quindi insomma arriva a un 700 posti di lavoro che, se ricadono almeno parzialmente nel territorio, fanno di quel territorio un territorio che veramente svolta dal punto di vista di presenza in quella zona. Ovvio che la presenza in quella zona non ci deve essere, è questa, al di là dell'aspetto sismico, no? E fisico-geografico, non ci deve essere la presenza in quelle zone. Noi abbiamo già molti più di 700 cittadini del mondo che vengono in questo territorio, no? E ci vengono come turisti, ci vengono come imprenditori, ci vengono ad acquistare i nostri prodotti, ci vengono a godere della nostra pace, ci vengono a acquistare terreni ed abitazioni che spesso rimettono a posto, che quindi fanno in modo di non avere solo ruderi a livello, diciamo, delle nostre campagne, perché sarebbe bello che gli italiani riuscissero a farlo da soli, ma a volte non è così semplice, visto gli investimenti ingenti che vanno fatti. Quindi cittadini del mondo che sono venuti, che stanno già difendendo questa terra e che vengono ad investirci, che hanno un diverso lavoro che quello dei 700 dipendenti di un polo tecnologico e un deposito di scorie, ma che vogliamo continuare ad avere. Certo, se non avessimo nessuno, faccio l'esempio esagerato, una zona desertica, lontana dal mondo, lontana da tutti gli abitanti, per noi sarebbe facile ricevere questo, udite udite, miliardo di euro che ricadrebbe sul territorio. Ho visto le schede che il governo ogni anno, con cui il governo ogni anno delibera i contributi che dà già ai luoghi dove ci sono strutture, non deposito, non c'è, ma insomma del genere sul nucleare, insomma ci sono anche piccoli comuni che ricevono all'anno 4 milioni e mezzo, 800 mila euro, e poi magari vengono ripetute, cioè sono importi che sicuramente, siccome non vanno a coprire particolari spese, ma fondamentalmente vanno a ricoprire, diciamo, un danno da altri punti di vista che viene creato, e sono al ristoro quindi di quello, coprono il bilancio, ti permettono di andare avanti tranquillamente e favoriscono magari anche la presenza dei servizi. Ma ripeto, e chiudo, perché mi scuso innanzitutto, sono stato lungo in tutte queste risposte alle vostre domande, ma in questi giorni sono tronfio, come si dice, no? Sono pregno di informazioni, visto che le ho fatte di ogni, e quindi mi fa piacere anche condividerle con chi magari ne volesse sapere di più. Quindi è importante, e ho perso anche il filo tra l'altro, riconoscere... È importante comunque queste ristori economici, il territorio rischia di perdere di più. Grazie Alessio, molto molto bene. È arrivato in fondo che dopo all'arrivo di tutti questi soldi, che ci permetterebbero di fare tante cose, però magari verrebbe a finire le altre che ci sono. Qui, come ho fatto giorni fa in un incontro come esempio, andrebbe semplicemente così rovesciato il territorio di Tewanda, cioè qui ci sono gli olivi, le mucche, l'agriturismo, eccetera eccetera, bisognerebbe farlo sparire e far diventare una bella collinetta con sottoscorie nucleari. Quindi sparirebbe tutto quello per cui siamo, e per un parallelo che ho fatto, senza nulla togliere ad altre battaglie che sono state fatte in altri tempi, è quello relativo alla diffusione dei comuni, no? Che chi è favorevole
la cittadinanza, avete dei vantaggi, eccetera, eccetera, fa bene ad averle fatte, ma farle per forza, come c'era stato a un certo punto di vista della nostra politica nazionale, per sintetizzare, diciamo così, ottimizzare il numero dei comuni d'Italia, ed è fallita. Ecco, è un parallelo rispetto a quella. Anche lì si offriva, tra virgolette, c'erano dei ristori economici di fronte a un passo del genere che diciamo andasse nel verso della legge per le richieste del momento, ma molti territori, compreso il nostro, hanno detto meglio povero ma io, perché ovviamente quando tu vai a scontrarti con cose che sono completamente diverse da quello che sei stato nella storia, non, il vile denaro serve a poco, no? Bisogna valutare a volte se davvero questo pane serve per andare avanti. Un illustre diciamo, documento biblico, no? Diceva che non di solo pane vive l'uomo. Io ora tolgo il sacro, vado sul profano e dico, infatti, non solo di pane, ma anche di olio, di formaggio, di prosciutto, nel senso che le nostre zone danno al mondo delle qualità incredibili su tutto un certo settore alimentare che andrebbero a scomparire. Pensate alla chianina, pensate a quel che ne sarebbe del Brunello, del Nobile, perché non c'è solamente l'olio di Trequanna in questa zona, no? È tutta una zona molto più ampia che ne sarebbe colpita. Quindi, bene, per chi lo può, per chi può farlo, acquisire questo ingente quantitativo economico che metterebbe al sicuro tanti problemi che ci sono nel territorio, ma male per quanto riguarda le nostre terre che, e questo è un piccolo appunto polemico che faccio, che devono essere aiutate perché non ne hanno bisogno. Vi ricordo che abbiamo un ponte a pochi chilometri, no? A Gallina, che è giù da 8 anni mi sembra, quindi nessuno si è interessato di questo territorio, come ci dicevamo col sindaco di Montalcino e il presidente della provincia, sindaco Franceschelli, per risolvere il problema viario. Ecco, io non voglio risolvere come esempio quel problema viario perché mi arrivano i soldi grazie a un deposito di scorie nucleari, ma perché il mio paese, a cui io voglio bene e che mi deve voler bene come io voglio a lui, si muove per dare una mano a tutte le comunità che siano composte da 1 milione di abitanti o da 50 abitanti, perché questa è l'Italia, questa deve essere quella che ci potrà far andare avanti così bene come siamo andati finora nella storia, anche per il futuro. Bene, allora grazie Sindaco, grazie per questo quadro generale. Ancora, come hai detto tu, ci sono questi 40 giorni, mettiamo così, dove c'è ancora da lavorare e quindi ovviamente noi seguiremo tutti gli step e i risvolti che porterà questa vicenda. Insomma, comunque per il momento è linea comune no al sito di scorie nucleari tra Trequanda e Pienza. Mi sembra di sì, e rispondendo, perché ovviamente poi ricordo che mi avete chiesto nelle vostre domande anche cose a cui non sono riuscito a rispondere, ma semplicemente per ampiezza del tema, l'unità nostra ha fatto in modo anche che, a differenza di altre volte dove c'era divergenza sul territorio, ha fatto proliferare un po' meno anche i cosiddetti comitati civici, no? Su questa materia, che è bene che ci siano, ma in questo caso, se siamo tutti compatti, è meglio, senza cercare di andare avanti ognuno per sé. Quindi è importante veramente stare uniti, ed è importante che cerchiamo di raggiungere questo obiettivo tutti insieme. E ringrazio gli amici Valentina ed Alessio per aver posto oggi, ma come sempre, il punto esclamativo su questo aspetto, aver cercato di informare in questo momento di difficoltà in cui non si può fare neanche le assemblee pubbliche tutti i cittadini e gli interessati, e spero che lo facciate ancora, perché anche il vostro lavoro è molto importante, perché la conoscenza del territorio, che dovrebbe arrivare a Roma in certi casi, ad Ispra e a Socin, almeno nei nostri luoghi ci sia e quindi serva per combattere storture come queste. Grazie mille. Grazie, allora Sindaco, noi ti salutiamo e ovviamente ci risentiremo poi per gli eventuali aggiornamenti. Grazie di essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.